Quindi io credo che per esempio bisogna iniziare un pochettino a, pens a pensare ad aiutare le persone dell'Africa nei loro territori, perché se pensassimo di ospitare l'Africa in Italia sicuramente questo non è L'Africa non pensabile. vuole venire, Basta, l'Africa non no, vuole scusa Giovanni, venire. basta prendere un mappamondo, una cartina geografica, prendere il continente africano, sovrapporlo sullo Stato italiano, capiamo bene che tutta l'Africa in Italia non ci sta. Quindi Sì, però partiamo da per questo presupposto. fortuna non siamo L'accoglienza a all'asilo, priori non si sappiamo può che tutta fare. l'Africa non vuole venire in Italia, sappiamo che l'Africa è un Come no? continente estremamente ricco di risorse che l'Occidente continua a prendere. Se fosse dipeso da voi, voglio dire, a quest'ora chissà quanti altri sbarchi ci sarebbero stati in Ah, Italia. Da beh, quando se c'è fosse Salvini? dipeso da No, noi sarebbero morte meno persone, da quando c'è Salvini muoiono più persone, lo dicono le organizzazioni da quando internazionali. c'è E Salvini, come? innanzitutto gli sbarchi sono diminuiti del Certo, perché 95%. muoiono in mare e non Non è arrivano vero più, perché niente. avete cacciato tutte le ONG che salvavano le vite Non è umane. così. Il governo è Perché Salvini responsabile della non è tragedia che così. sta succedendo nel Mediterraneo. Mi puoi elencare i morti che ci sono stati, per favore, in questi mesi da quando c'è Salvini al governo nel Mediterraneo? Perché a me non risulta. A me risulta invece il contrario, che anche gli altri stati europei, in primis la Spagna, si stanno facendo carico del problema dell'immigrazione. Innanzitutto ci tengo a dire che Salvini con la storia dei 49 milioni di euro non c'entra nulla, era un fatto Eh di no, posti. povera No, come stella, no? mica c'entra, no, quelli sono stati Salvini ha altri ereditato un cattivi che partito, voglio c'erano dire, prima. Ma ci praticamente stava sono da molto tempo nel partito Vabbè, ma Salvini, non non era, è che non era, arrivava adesso. Salvini non era un dirigente, E Salvini invece non è con un la storia dirigente, dei voglio 5 dire, del miliardi partito alla quando Turchia c'era Bossi. c'entra o no? Comunque, lasciando. E invece con i 5 miliardi alla Turchia e alla Libia c'entra o no? Come, scusi, non ho sentito. Mi chiedevo invece con i 5 miliardi alla Turchia e alla Libia che voi avete votato, c'entra o non c'entra? No, perché lì c'entra, no? L'avete votato voi della Vabbè, Lega, questo pacchetto. non è che sono stati, non è che sono stati sono, erano dei soldi destinati, erano dei soldi destinati per rafforzare i La confini, vedo come ha quasi detto sul lei. cuore, scusi, non ho capito. Erano soldi destinati per rafforzare i confini, come ha detto lei. Ha Per detto giusto. rafforzare i confini, lei è sicuro di questa cosa? Io sono Sicurissimo, sicuro, perché certo. non è questa la cosa che è giustificata lì, insomma, non viene spiegata proprio così nel decreto. Lei E forse detto questo, io non sono l'ha subita sicuramente male, pro Turchia. Io capisce? sono uno di quelli che dice che la Turchia, per esempio, non deve entrare in Europa. Quindi non è che lei sta E parlando questo con un cosa fan diavolo della c'entra? Turchia, E ecco. questo cosa diavolo c'entra? Allora perché No, mi date lei soldi? aiutiamo la Turchia, facciamo. E Noi perché voglio mi dire, date i soldi che soldi sono allora? stati Se è dati uno alla stato Turchia criminale, sono. perché gli date soldi? Come, scusi? Se è uno stato criminale, perché gli date soldi, tanti soldi che potrebbero servire a tanti italiani per la scuola, per la sanità, per le pensioni? Perché gli stiamo Ma dando che uno stato c'entra? criminale Che cosa che c'entra non quello, confina scusi? neanche con l'Italia? Quindi non c'è neanche questa giustificazione. Come mai, secondo lei? Se l'è chiesto? Oppure sta Ma ripetendo una erano soldi canzoncina? destinati per il bene internazionale, voglio dire, non è Il bene che. internazionale? Com'è Certo. questo bene internazionale? Lei criticava l'ONU prima, quindi in cosa consiste questo bene internazionale negli accordi con uno Stato che lei definisce criminale? Non è che voglio dire, erano i soldi destinati per rafforzare i No, lei confini, l'ha appunto per la definito gestione dei criminale questo migranti. Io ho Stato. detto Se è che. criminale, perché lo paghiamo? Se è criminale, quindi è pericoloso, no? Da definizione, da vocabolario, perché lo paghiamo se è criminale? Come mai? Non è stata pagata la Turchia, voglio dire. 5 miliardi di Sono dei euro, soldi che rientrano nei circuiti gliel'avete dati internazionali, non è che voi. lo Stato italiano ha pagato alla Turchia. È lei che fa credere questo. Questo non. No, sto dicendo, c'è un decreto, avete dato 5 miliardi di euro a uno Stato che lei definisce criminale e adesso lei sta balbettando delle cose a Non sto caso per balbettando. non rispondermi a questo. A me dispiace, guardi, mi dispiace seriamente perché appena si va sul concreto finisce sempre così con voi. Si No, deve ma soltanto veramente dire lei il che vero, il ne... brutto, il veramente nero e lei, il segretario, cattivo. che ha unito Questo è il le. livello della discussione No, che siete in scusi, grado di segretario. avere e Veramente mi lei che ha dispiace unito per chi cose mi che non c'entravano crede. niente. Ha unito la storia dell'immigrazione con la storia dei 49 milioni di euro e la Lega. Se la mettiamo su questo Perché punto, allora poi io no, posso io ho detto dire: semplicemente che è parliamo dei singolare il soldi vostro appello alla dei truffati legalità, della Banca Etruria. Se laddove la voi mettiamo su stessi questo siete degli punto, illegali. scusi, se la Il mettiamo su singolare è un questo punto. appello alla legalità, a delle persone e a un movimento politico, a un partito politico che ha un processo per aver rubato dei soldi allo Stato italiano. Quindi direi che sugli appelli alla legalità, non lo so, farei un po' più vago fossi lei, no? Un pochino più indifferente perché è Vabbè. singolare questa cosa, non trova? Bene, onorevole, lei è convinto di innocenza di Lucano? Io sono convinto che Mimmo Lucano sia una persona che nell'esercizio delle sue funzioni ha scelto sempre da quale parte guardare, da quale parte stare, cioè dalla parte di chi è più debole, di chi è più fragile, di chi è vulnerabile. E so, questo lo so, ne sono convinto, che se anche Lucano avesse forzato alcuni aspetti della legislazione di questo paese, che lo ricordo in tema di immigrazione
è una legislazione che sostanzialmente non consente nessun canale, nessun percorso legale di integrazione, ma che è fondata su meccanismi di esclusione e di marginalizzazione, lo ha fatto in nome di una disobbedienza civile che è parte della migliore storia di questo paese. Non è Mimmo Lucano il primo a rivendicarne la funzione, ripeto, nella storia di questo paese, e non sarà per fortuna l'ultimo. Salvini era quello che qualche anno fa cantava: senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. Era un coro da stadio, ancora ci appelliamo ancora ai cori da stadio del 2012. Ma ti pare che un vicepresidente del Consiglio può dire: senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani? Ha chiesto scusa pure più di una volta, come minimo. Era un coro da stadio. Se poi deve prendere i voti dei napoletani e dei calabresi, come minimo chiede scusa. Ma guarda, però, scusa, io ho fatto fare la tua favola. Sì. Fammi un attimo terminare semplicemente un ragionamento. Il governo sta danneggiando il Sud, sta danneggiando l'economia italiana, sta limitando le libertà e sta limitando i diritti, continua a parlare di immigrazione come se fosse il problema del secolo, quando invece ci sono tantissimi problemi ben diversi che vanno dalla disoccupazione alla criminalità organizzata, alle pensioni, eccetera, eccetera. Bisognerebbe riuscire a riportare il dibattito pubblico, politico su questi temi. Però su questi temi è più difficile prendere i voti, perché quando devi dire prima i napoletani, senti che come puzzano come i cani, allora prendi i voti di quelli del nord. Poi dici i neri vengono qua a rubarci il lavoro, eccetera, eccetera, allora prendi i voti di tutti quanti gli italiani. C'è sempre qualcuno da odiare. Non cadiamo nella trappola dell'odio. Ci sono gli esseri umani, che siano napoletani, che siano africani, che siano lombardi, ci sono gli esseri umani. Ci sono i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni essere umano, e c'è chi quei diritti non li vuole riconoscere. Salvini ha esultato per la vittoria in Brasile di un neonazista che ha detto ad una deputata: non ti stupro perché non te lo meriti. Questo è Bolsonaro, e questi sono gli amici di Salvini. La buttiamo sempre, guarda caso, sul nazismo. Ma tu sei alleato di Le Pen e di Orbán, cioè non di Merkel. Non della destra moderata, della destra estrema. Sono contento. Casa Pound sostiene il governo. Casa Pound è un raggruppamento fascista, e quindi che dovrebbe essere incostituzionale e illegale. Lucano sta ai domiciliari, le sedi di Casa Pound sono aperte in tutta Italia. Ogni volta la buttiamo sempre, voglio dire, sul fascismo, sul nazismo, sul comunismo. Quando la sinistra arriva a buttarla sempre su questi temi, vuol dire che non ha più temi e argomenti da proporre.